Adesso per due o tre volte Paolo, come spesso avviene, ritorna a ripetere la stessa cosa sotto altre parole, perché questo ci tiene che entri dentro, che noi cristiani siamo consapevoli di quel che siamo, ci tiene che diventiamo consapevoli di quel che siamo, naturalmente per poterlo vivere, perché essere consapevoli non è tutto, però se sono consapevole forse sono aiutato anche nel dir di sì, poi nell'accogliere nella mia vita tutto questo. E ricordiamo che di quel che dice qui, da parte nostra c'è accettare. Che lui dentro di lui faccia questo, permettergli di farlo, il resto è lui che lo fa, né? Il resto è lui che lo fa. Se noi siamo stati totalmente uniti a lui con una morte simile alla sua, cioè se la nostra decisione di fidarci di lui è pari alla sua di fidarsi del Padre, quello che ha dimostrato nella sua morte, lo saremo anche con una risurrezione simile alla sua. Come lui è risorto a vita gloriosa, così anche noi risorgiamo alla grazia. A questa vita nuova in Cristo, all'effetto della grazia in noi, che è la vita di Dio nel nostro cuore. Una cosa sappiamo di certo, notate come lui dà per scontato, questa per lui è farina, cioè è l'ABC, è pane quotidiano. Sappiamo per certo che cosa? Quello che eravamo prima, ora è stato crocifisso con Cristo, per distruggere la nostra natura peccaminosa e liberarci dal peccato. Quello che eravamo prima, ora non lo siamo più. Gontaiat. Pensate a poter dirvi una cosa così. Eh? Notate, a livello di possibilità, di realtà offerta, tu vieni nel mio negozio e io con 3.000 euro ti regalo una Porsche, nuova di zecca. Oh, sperando che la si smirobada perché è un po' difficile che vada a 3.000 euro, è vero o no? Ma se io trovo un venditore, che fa questo e la fa davvero, non a parole, ma la mia conta andrà e te dà il manubrio per 3.000 euro e tu ti arrepi a pagare a rate. No, e te dà le bulle, ma che. Oh, ammesso che mi piace la Porsche, che possa mantenerla dopo, ammesso tutto il resto, io vado, vengo subito. Perché diventi mia, cosa occorre? Che vada là e la compri, firmi l'atto d'acquisto. Devo costruirla la Porsche? Devo scalare le montagne per poterla avere? No. Gode, fidando che il Madis andrà a firmare. Dopo se sono lì a fare ciò, siamo al limite. Oppure, non so, un appartamento di quattro stanze a 15.000 euro. Chi viene in giro a Sente Verde è in vendita a quel presale ospedale, no? Che un casino da più, né? E anche le cifre io da più. Ma per dire. E in fondo, quello che Cristo ci offre è qualcosa di più ancora degli esempi che abbiamo detto. È qualcosa di più, né? Però, cos'è che manca? La mia accettazione. E fatto dire che crede e gareste sicuro, perché qui non si vede. Perché la macchina da casa, quella la vedi, la prendi, la usi, ci entri dentro, ci abiti, che è una roba. Questo amore di Cristo che dentro ci fa nuovi così, chi la è? È il problema. Però non vuol dire che solo perché non lo vedi, non lo tocchi, non lo senti, non è reale. E Paolo dice, se tu sei cristiano, sai che è così? Sai per certo. Cioè, grazie mia senso essere cristiano, se sono mia convinti di questo. Allora, non sei Cristo. Forse non mai pensare che l'era dei sei importante l'Odissea, è vero o no? Ecco perché vale la pena conoscere queste cose. Anche San Paolo merita, ma mi appena lui. La parola di Dio merita davvero di essere conosciuta perché se appena appena ci entriamo dentro ti allarga delle prospettive che il nostro catechismo non può darti, ti darà qualcosa d'altro, ma no. Quello che eravamo prima ora è stato crocifisso con Cristo, con Taiat, perché? Per distruggere la nostra natura peccaminosa, quindi per impedire che sia lei l'unica a dettar legge dentro di noi e quindi come conseguenza liberarci dal peccato, anche qui notate, non dai peccati, ma dal peccato. Stile di vita. Colui che è morto è libero dal dominio del peccato. Ma se noi siamo morti con Cristo, crediamo che vivremo con Lui. Non è soltanto qualcosa di negativo, c'era poi l'aspetto positivo. No? Vivremo con Lui perché, di nuovo, sappiamo, questo sapere non è mai soltanto sapere con la testa, né? Ma sempre testa e cuore, vita, esperienza. La fede o diventa esperienza o è chiacere. Perché sappiamo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui.
Quindi quello che lui ha fatto vale per sempre e per noi è sempre a disposizione. Il limite non è in lui, il limite è in noi semmai, nel nostro dir di sì. Quando egli morì, morì nei confronti del peccato una volta per sempre. Ora vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio con Gesù Cristo. Il cristiano è colui che nonostante i suoi limiti, i suoi sbagli, notate che nel frattempo ci sono comunque, ci possono essere, lui sa che può tener conto di quello che lui ha fatto per noi, della sua Pasqua. E in quella dire di se stesso, io non sono più bloccato lì. Se gaburle d'eter, posso uscire. Il peccato non abbia dunque più potere su di voi. Anche se dovete ancora morire sul piano fisico, ecco qui come non abbia più potere. Non ubbidite più ai vostri desideri perversi. Questo ubbidite non è un presente, è un esortativo. Non trasformatevi in strumenti di male al servizio del peccato. Non tornate a prendere come uno stile di vita normale al quale vi dedicate. Offritevi invece come strumenti di bene al servizio di Dio. Tre negativi: non ubbidite, non trasformatevi, non date potere. La terza, uno positivo: offritevi invece come strumenti di bene al servizio di Dio. Cioè realizzate la vita quotidiana come atto di culto a Dio. Dimostrate nel modo concreto di fare le vostre scelte, di vivere le vostre scelte, che Lui per voi è importante. Che voi gli appartenete, che voi vi fidate di Lui. Perché siete, questo è presente, siete come uomini che sono tornati da morte a vita. Morte spirituale, vita spirituale naturalmente. Il peccato a questo punto, se noi avremo il coraggio di rischiare su queste scelte, non avrà più potere su di voi perché non siete più sotto la legge ma sotto la grazia. Il confronto non è più io e quel che dovrei fare, ma io e la Pasqua di Cristo, la grazia che viene da Cristo morto e risorto. Per cui se anche poi nel concreto certe volte sbaglio, so che sto sbagliando, chiedo perdono e lui mi rimette in carreggiata. Questa è la prima cosa che scatta dentro di noi quando Dio ci riconcilia a sé, ci fa suoi, cioè ci libera da quella realtà che nella Bibbia è considerata come ciò che si oppone a Dio dentro di noi, il peccato. Ma c'è ancora una piccola cosa da sottolineare. Avete fatto caso a quella storia che ci viene raccontata da Paolo attraverso l'uso del verbo essere in riferimento al peccato? Versetto 2. Noi che siamo morti al peccato. Qualcosa di già avvenuto, giusto? Ci siamo? Versetto 11. Così anche voi consideratevi morti al peccato. Che essere è una cosa, esserne coscienti, consapevoli e accettare questa consapevolezza è un'altra. Noi possiamo essere una cosa e non rendersene conto. Ma ti rendi conto quando prendi rimedio? Perché se non te ne rendi conto. O perlomeno si prende rimedio se si vuole quando se ne rende conto. Paolo parte dicendo, tu sei diventato questo, attraverso il battesimo sei questo. Renditene conto, consideratevi morti al peccato. Versetto 12, terzo verbo. Il peccato non abbia dunque più potere su di voi. Ma se sono morto al peccato e mi considero ormai libero dal peccato, come può avere potere su di me? Segaldò, se in me la consapevolezza di quel che sono. E poi c'è tutta la serie di verbi negativi e positivi che vuol dire concretizzare questo invito, non abbia più potere, non dargli più potere dentro di te. E allora la conclusione qual è? Al versetto 14, il peccato non avrà più potere. Non sarai più sotto. Sei, renditene cosciente, impegnati a farlo diventare scelta tua e alla fine avrai l'esperienza che davvero tutto questo è reale. Quindi quel che siamo è una cosa e lo sperimentarlo è un'altra. Niente automatico, niente automatico. Mi sembra chiaro? A dire che è un regalo, è tutta roba che fa lui, ne? Perché quello che ha chiesto a noi è di fidarsi e quindi, ma non tocca a noi liberarsi dal peccato. Il vero problema per noi è convincersi che certi modi che diciamo peccato non ci servono per crescere.
per essere più contenti di vivere. Se le persone che vogliono che se mi rinuncia a questo che lei che là, o se fumi, se fumi, se fumi, o se faccio quell'altro, gasonte argoto, ci rimetto, la mia vita diventa meno bella, meno simpatica, meno piena, meno... È vero o no? E dopo calarlo nella vita, insomma. Notate, qui si tratta sempre di stile, né? Di scelte di fondo. E ricascarci per debolezza, per abitudine, per stupidità, per disattenzione, per rabbia o per entusiasmo, che sia poverota. Però uno, mentre lo fa, sa che sta sbagliando. Quindi non è che dice, però come sto firmo, dice, sto perfetto. Vabbè. SF, sempre me. Sono furbo, sono fesso, SF, SF. Gli fa caso? Questa è una delle tre liberazioni che Cristo opera in noi attraverso il battesimo. Uno degli effetti di questo essere riconciliati, accolti come suoi dal Padre, attraverso Cristo.